È dalla seconda metà del 2019 che siamo entrati palesemente in un periodo di transizione. La next gen è alle porte e l'arrivo dei nuovi hardware ha messo l'intera industria in una particolare fase di stallo. Da una parte abbiamo produttori e sviluppatori che cercano di prendere più tempo possibile per fare in modo che le prossime fatiche possano approdare direttamente sulle console del futuro, se non come esclusive, almeno in quanto titoli cross-gen. Dall'altra ci sono i consumatori che in previsione del salto generazionale iniziano a fantasticare sulle nuove macchine e sulle loro potenzialità, disinteressandosi progressivamente delle attuali console che vendono sempre meno. E se Nintendo è intrappolata nel mezzo di questa transizione con un hardware che difficilmente riuscirà a mantenere il passo con i tempi, ma che nonostante tutto vende come il pane, Sony e Microsoft stanno preparando le loro rispettive utenze a PlayStation 5 e Series X. Può avere senso quindi comprare oggi, nel 2020, a meno di un anno dall'approdo sul mercato della nuova ammiraglia di Microsoft, una console come l'Xbox One? Beh, secondo me sì, e in questo video vi spiegherò i motivi per cui ho fatto il grande passo e ho acquistato una Xbox One nella sua versione più performante, la X. Io sono il Poro Michele e prima di iniziare con il video mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sul mondo videoludico raccontato dal mio bel faccione. Iniziamo! Questa generazione di console è stata molto problematica per Microsoft, che a causa di una serie di scelte sbagliate ha perso gran parte del terreno guadagnato nei confronti di Sony con la sua 360, e il pubblico ha preferito la semplicità e l'immediatezza di una console come PlayStation 4 e il suo parco titoli ricco di esclusive di peso. Dopo un lancio parecchio disastroso, c'è da riconoscere che Microsoft si è impegnata parecchio per cercare di risolvere la situazione, e a oggi penso che l'offerta ludica di Xbox One non solo sia sensata, ma che possa avere un forte appeal su un'ampia schiera di giocatori. Partiamo banalmente dalla sua potenza bruta, che rende la versione X la console più potente sul mercato, consentendo quindi di avere un'esperienza ludica al massimo della qualità, restando però sempre in un range di prezzo contenuto. Se infatti si vuole rimanere nel campo dell'hardware dedicato senza sfociare nel bel più costoso mondo del PC gaming, l'Xbox One X ha oggi forse il miglior rapporto qualità-prezzo. Grazie alle sue specifiche tecniche, ad esempio, è in grado di supportare il 4K e l'HDR, feature ora premium che diventeranno standard nei prossimi anni. Non sono da sottovalutare infatti le dichiarazioni di Microsoft, che ha garantito che nei suoi primi 2 anni di vita Series X non avrà titoli in esclusiva e che ogni nuovo gioco presentato per la console sarà anche disponibile per la One. Certo, ci saranno delle differenze prestazionali notevoli, ma questo aumenterà significativamente la longevità della console, che non diventerà obsoleta con l'arrivo del suo successore. Questo permetterà anche agli acquirenti meno compulsivi di non dover essere a tutti i costi degli early adopter di Series X, risparmiando quindi denaro, ma soprattutto evitando le problematiche che spesso si portano con sé gli hardware nelle prime revisioni. E la storia di Microsoft, da questo punto di vista, ha parecchio da insegnarci. Poi certo, se si vuole entrare a far parte della next gen a tutti i costi, a questo punto la scelta sarà molto più semplice. Basterà comprare PlayStation 5 per avere una console di nuova generazione e anche accesso a tutti i titoli esclusivi del brand Sony. Parlando di prezzi, vi consiglio di setacciare il più possibile siti come Amazon o offerte di catene come MediaWorld. Io sono riuscito a trovare a 300€ la console con tutta la saga di Gears of War inclusa, più un mese gratuito di Gold e Game Pass. Credetemi, non solo è buono di per sé come pacchetto, ma se fantastichiamo sull'ipotetico prezzo di una Series X, non credo che ce la caveremo con meno di 5 o 600 euro al lancio. Il risparmio è netto. Ora, se è vero che uno dei più grandi problemi della One è l'assenza di esclusive di peso, Microsoft è allo stesso tempo l'artefice di una delle proposte ludiche attualmente più interessanti sul mercato, il Game Pass. Questo servizio in abbonamento ha sicuramente diverse marce in più rispetto al Plus di Sony e con una contenuta spesa mensile, magari in versione Ultimate, sblocca l'accesso a un quantitativo di titoli impressionante. Si va dai recentissimi AAA targati Microsoft a produzioni multipiattaforma di tutto rispetto fino a piccole gemme indie. Anche qui il risparmio non è da sottovalutare. Possiamo evitare di pagare il prezzo pieno per titoli che vorremmo giocare da subito, ma anche scoprire delle piccole produzioni indipendenti su cui difficilmente avremmo investito una ventina di euro tanto per provarle.
È insomma un tipo di approccio al gaming radicalmente diverso rispetto al classico modello ancorato alle esclusive, ma non per questo meno valido, anzi è un atteggiamento che ha ormai invaso tutti i settori dell'intrattenimento multimediale e potrebbe proiettare Microsoft tra i maggiori interpreti di questo trend nell'immediato futuro. E per finire, una motivazione che mi tocca da appassionato, da retro gamer, ma anche da content creator. Con la X ho una console retrocompatibile con tutti i modelli di Xbox, ossia con la classica e la 360. Questo mi permette di poter giocare su un'unica piattaforma gran parte dei titoli presenti nella mia collezione, anche se non tutti, molti dei quali addirittura ottimizzati per l'hardware della X. Significa quindi avere la possibilità di acquisire gameplay di titoli datati, ma comunque in alta definizione, senza dover ricorrere all'emulazione non ufficiale. E questo per me è una vera manna dal cielo, che mi aiuterà molto nella creazione di video storici a tema retro gaming. Insomma, questo per me è il momento giusto per dare una chance a Microsoft e alla sua console più sfortunata, la One. Bisogna rimuovere tutti quei preconcetti che ci siamo fatti intorno a questa console e valutare obiettivamente la sua proposta ludica nell'ottica dell'immediato futuro. Facendo così ci renderemo conto che Xbox One X può essere un ottimo mezzo per entrare dolcemente nella prospettiva della next gen. Sono curioso di sapere cosa ne pensate, voi ve la comprereste una Xbox One oggi? Mi raccomando, vi aspetto nei commenti e se siete nuovi iscrivetevi al canale. Io sono il Poro Michele da Redmond, ciao!